Belli rega, bentornati a un'altra parte della guida Pokémon Argento Soul Silver. Dunque, in questa parte andiamo al bosco di Lecce. Dunque, prima una novità, come potete vedere ho messo la velocità normale. Fatemi un po' sapere cosa ne pensate. Ok? Bene, allora intanto prendiamo subito questa Chicocca. Chicocca bianca. Ok. Niente, ho messo velocità normale perché, boh, voglio provare a giocare un po' così. Parliamo intanto con Franz. Ora ti racconto, il Team Rocket è una banda di criminali che usa i Pokémon per lo schifini. Si sono sciolti 3 anni fa, ok, e tagliano le code agli Slowpoke. Cioè, è una cosa orribile. Dei mostri, io non so come facciano. Cioè, ma ve ne rendete conto? È un'ingiustizia! Vabbè, raggiungiamo il vecchietto e andiamo giù. Giù e su, anzi ancora giù, vabbè. Ecco il pozzo Slowpoke. Parliamo subito con Franz. Ok, razza di cani, oh mio Dio. Va bene, allora mettiamo davanti Zubat, così gli facciamo aumentare la felicità. Eccoci, subito iniziano i Pokémon. Uno Zubat, principalmente qua dentro troverete Zubat e, se avete fortuna, degli Slowbro. Cominciamo a battere subito le reclute del Team Rocket. Ok. Oh, fatti maltrattare un po'. Pesantissimo! Rattata. Vai Zubat, fagli il culo. Un morso. Oh, usa colpo coda, mannaggia. Speravo tentennasse, invece no. Vabbè, morirà ora. Povero piccolo topo. 109 punti, cacciale via. Un altro Rattata, teniamo sempre Zubat. E facciamo ancora morso. Tentenna, vai così e muori. Perfetto. La prima lotta è andata egregiamente. Ok, proseguiamo. Prendiamo questa super pozione. E battiamo anche la tipa. La tipascia. Il generale Milas. È quel coglione là con i capelli azzurri. Zubat. Vai, Zubat. C'è un morso. Ok, lui usa sgomento. Mi fa un cazzo, io ho ancora morso e va KO. Dovremmo anche salire a livello 17. Sì, vai così. Attacco d'ala. Al posto di sanguisuga, che tanto non fa mai un cazzo sanguisuga. Quindi. Ok. Ekans. Mettiamo qui lava che è ancora a livello 16. Cala l'attacco. Facciamo braciere. Lui usa ancora usa fulmine sguardo, ci cala anche la difesa, ma questo non ci impedisce di mandarlo KO. Perfetto. 145 punti, cacciali via. Mandiamo un po' di soldi alla mamma. E poi prendiamo quest'altra super pozione nella roccia. Bene, a questo punto mettiamo davanti qui lava. E battiamo l'ultima recluta prima di battere anche Milas. Manda in campo Rattata. Forza qui lava, fagli il culo. Cazzo livello 7.
Come fai a tenerli rapporti a livello 7? Dai, cioè, un minimo, portali su. Zubat, mettiamo Fluffy. Facciamo con lo shock. Giusto per stare molto tranquilli. Ok. I nostri Pokémon sono devastanti fino ad ora. Contro il Zubat teniamo di nuovo Fluffy. E facciamo un altro tuono shock. Oh, chi è che manda un messaggio? Non mi va di alzarmi per andare a vedere, quindi aspettano. Bene, battiamo Milas. Prova a intralciarmi, capirei perché. Sei veramente devastante. Ha uno Zubat. Facciamo il braciere. Quasi KO ci godo. Con un altro braciere te ne vai. E saliamo a livello 17. Vai così. Coughing. Contro Coughing. Lasciamo qui lava, dai. Facciamo braciere. Bastardo. Sei un gran bastardo. Sei un pezzente. Crepa. Che odio. E vabbè. Prendiamo 292 punti esperienza. Cacciali via. Il Team Rocket è stato sciolto 3 anni fa, ma abbiamo continuato le nostre attività di nascosto. Sì, sì. Of course, of course. Arriverà il vecchietto e ci porterà alla sua maison. Eccoci qua, la maison del vecchietto. Un altro messaggio, iniziate a rompere i maroni. Un secondo, stoppo. No, oggi non vado. Ok, e si stanno riunendo, non ci può essere niente di buono dietro. Ti ho preso molto in simpatia. Perfetto, e ci dà una Rapid Ball. Penso sia una specie di Velox Ball. Boh. Vabbè, proviamo a dargli una ghicocca nera. Vediamo che ball ne fa, comunque ci vorrà un giorno. E ci chiede se vogliamo il numero del nonno, ma sì, ma registriamolo. Orsù, orsù. Facciamo questo sforzo. A questo punto andiamo a curare il povero Quilava che sta morendo. Ci sta lasciando. Andiamo dall'infermiera Joy. Dalla bellissima infermiera Joy. Ok, prenderò la tua squadra di Pokémon per qualche secondo. Grazie per l'attesa, la tua squadra di Pokémon in perfetta forma. Arrivederci. Ok. Vediamo se si era attristato. Rattristito, rattristuto, rastristesto. No, è ancora felice. Muy bien. Allora, a questo punto andiamo a battere la palestra. Di tipo coleottero. Mettiamo davanti Zubat. Ed entriamo. Non parlate col tipo che tanto mi dice che... Dice semplicemente che vi serve un Pokémon di tipo fuoco, di tipo volante. Niente di che. Dunque, questa palestra dovete azionare questi diciamo meccanismi a forma di coleottero, forma di ragnetto, forma di schifo, perché mi fanno schifo gli insetti. Vai Zubat, fagli il culo. Facciamo attacco d'ala, che ha appena imparato, e muore immediatamente. Caterpie, molto bene. Weedle, lasciamolo, sperando che non lo avveleni, perché la felicità di Zubat deve rimanere al massimo. Ok, per fortuna.
Dicevo, la felicità di Zubat deve rimanere al massimo perché lo voglio al più presto far evolvere. Ovviamente prima in Golbat, ma poi al più presto in Crobat. Quindi la sua felicità deve essere sempre alta. Quindi torniamo indietro. Prendiamo questo qua. No, abbiamo preso quello sbagliato. Ci voleva quello a sinistra. Vaffanculo, ragnetti di merda. Andiamo. Su. Su, sinistra e su. Ok. Battiamo anche lui. Sono tutti dei pigliamosche di merda. Come fanno a piacere gli insetti? Dai, c'è un minimo di... Io ho paura degli insetti. Cioè, se sono più grandi delle mosche mi fanno paura. È l'unica paura che ho. Sì, sì, perché poi per il resto non mica nient'altro. Io ho proprio paura degli insetti, che non so come si chiama. Perché non è l'arachnofobia. Perché l'arachnofobia è quella dei ragni, ma i ragni non fanno paura. Mi fanno proprio paura degli insetti. Ma di cosa sto parlando? Cioè, che cosa vi sto dicendo? Che cazzo ve ne frega voi? Cioè, voglio dire, non è interessante una cosa del genere. Comunque, andiamo a battere anche Beedrill, sperando di riuscirci con un attacco d'ala. Dai. Sì, va bene così. Secondo me rischia di salire al 18 il Zubat. Oh, mamma mia, sale a livello 18! Di pochissimo, di un punto esperienza più o meno. Ma va bene, attiviamo la leva e andiamo, perché io li voglio battere tutti. Ok, il tuo Pokémon è esperto, sì. Va bene, è un Paras. Vi lascio immaginare quanto è esperto il Paras. Va bene, attacco d'ala, poi però è meglio mettere qui lava, perché Zubat è già al 18. Poi Zubat lo metto quando anche qui lava è al 18, ovviamente. Ok, abbiamo avuto la meglio su Joy Pigliamosche. A questo punto mettiamo davanti qui lava, ordine. Ok, perfect. E torniamo indietro. Riazioniamo la leva e andiamo. Perché ora la leva blu sarà percorribile. E noi ci ritroveremo da queste due gemelline. Ho fatto una cazzata, ho lasciato Fluffy. Vabbè. Queste due hanno dei Pokémon che c'è in caso che ti avvelenano, quindi è meglio che l'ho mandato giù prova. Allora, facciamo bracciere su uno, icono shock sull'altro. Ok, dai che lo ammazzi. Perfetto. Bene, bene, bene. Attiviamo questa leva in modo da andare di qua e infine attiviamo questa, così andremo su e potremo battere il capo palestra. Che avrà davanti uno Shiter, mi sembra. Eccolo qua, che è abbastanza forte, eh? Sì, è tosto da battere. Usa poca energia, sicuramente dopo farà brutto colpo, perché anche prima l'ha fatto. Oh, mamma mia, lo facciamo noi, ci godo. Lui abbacca cedro. Ora temo che fa brutto colpo. Eccolo lì. Dai. No, di poco. Facciamo attacco rapido. Ah, lui usa super pozione. Vabbè, se gli facciamo abbastanza. Facciamo un cazzo. Proviamo di nuovo braceno. Niente, usa di nuovo attacco rapido. Mi sa che ci manda a cappare. No! Dai! Dai, che è aiuto fuoco.
Niente. Attacco rapido. Lo usa prima lui. Perché è più veloce, purtroppo. Vabbè. Mettiamo Zubat allora. Che dovrebbe essere più veloce. Attacco d'ala. No! Ah beh, ho usato attacco rapido, giusto? Ancora brutto colpo, è un pochino pegato il cazzo, Shiter. Oh, muori. Bene. 681 punti, mamma mia. Devastante. Metapod. Facciamo attacco d'ala, sempre. Usazione, aiuto. Mi fai troppo male, vecchio, troppo. Veramente troppo male. Inizio ad avere veramente paura di te. Zubat a livello 19. Il devasto tra un livello si evolve. Kakuna, metto Fluffy, perché Kakuna c'è anche il rischio che ti faccia avveleno spina e che ti avveleni. Quindi non voglio far avvelenare il mio povero Zubat. Ecco Kakuna. Ecco che cacca, ecco che cacca, ecco che cacca. Facciamo tuono shock. Non gli farò molto, però vabbè. E invece sì, più di metà vita, ecco la veleno spina. Non ha avvelenato. Facciamo ancora tuono shock. E Kakuna va KO e abbiamo battuto la palestra di tipo coleottero, perfetto. Molto bene. 1800 ne mandiamo un po' alla mamma, ma sì. Ok, dai. E ci dà retromarcia. Dai, su, su, forza. Sì, fantastico, emozionante. Attiviamo questa perché così possiamo ritornare indietro. Ok, usciamo. Usciamo da questa oscena palestra. Non ce la faccio più. Voglio andare via, voglio andare via. Fammi andare via. Fammi andare via. Per favore. Lasciami libero. Lasciami libero. Lasciami libero. Ok. Curiamo i Pokémon. Sì, voglio far riposare la squadra. Benissimo. E questa parte si conclude qui. Quindi, mi raccomando, mi piace. Oddio, che bug. Sì, ogni tanto questa roma di questi bug, ma chi se ne frega. Tanto appena si esce da qualche parte, torna normale. Dicevo, fatemi sapere cosa ve ne pare della velocità normale, se volete che continuo così oppure se la rivolete come prima aumentata. Mi raccomando, 10 mi piace per la prossima parte, quindi salviamo e un saluto da MilleFalchi94. Dai che salva, ha salvato il gioco, perfetto, belli rega.